quale vediamo gli atleti che stanno andando al Tatan per iniziare a disputare questa finale. Andiamo a presentare questi due atleti con il judo judo Terry Josven Spain, judo Pagano, e con il judo bianco Alberto Molin, Chiama Azzurre, Roma. Allora, che spegne in finale, la Fede Italia in carica, lo vedo sposta Alberto Molin, atleti già di spessore internazionale, 34 anni, Alberto Molin 30. Diverse medaglie Alberto Molin nel assoluti, li ha vinti anche nel 2009. De Spain, campione italiano assoluto in carica. Adesso andiamo a seguire l'incontro, sicuramente un incontro interessante. Siamo nella categoria dei 100 kg, quindi per ultimi migliorie in programma. Seguiamo ancora questo incontro, vediamo questa ricerca di far propria la presa con questa subito cercato attacco del judo camerano. Sempre in parità, 4-0-3 al termine. E ancora questa volta Alberto Molin che cerca, ha fatto già la presa alla manica, adesso cerca una presa alta che gli permetterebbe una chiusura, quindi un possibile attacco. Vediamo che Destrella riesce in uscita, cerca di trovare anche lui la tecnica, non riesce. Vedete che c'è proprio una schermaglia di prese, chiaramente due atleti 100 kg sono veramente una certa possenza fisica. Vediamo ancora questo attacco di Uccicari, ancora la rottura di presa da parte, vedete, destro-sinistro, adesso cercano la chiusura. Vediamo ancora un attacco sopra nella ricerca della presa alta. Despegna ha cercato la questo posto, attacami uno con Luca Giorgi Spiego, arbitrano i signori presa a sinistra per Alberto Molin, che adesso di salire con la destra chiude doppia. Vediamo che Despen cerca di tenerlo distante, ha paura della chiusura sopra a destra, sa che può essere pericoloso, si sposta ancora, vanno sul bordo, ancora uno studio, la loro strada si risponde sull'altro, 2:44 e ancora adesso c'è la presa, cerca l'attacco, replica con questo disturbo di cambio l'atleta del Cinque Camera. E ancora Alberto Molin, le chiama azzurre che impone il bordo. C'è un'interruzione dell'arbitro centrale. Vediamo ancora parità, quando ormai siamo sotto la metà del tempo regolamentare. E ancora cerca di presa, vediamo che cerca di andare sopra, Alberto Molin cerca di aprire sulle gambe un'apertura per far sì che non assestare la presa, e ancora Alberto Molin che cerca ancora, e adesso anticipa questa sotto, riesce a girare intorno Alberto Molin, l'atleta di chiama azzurro, questo attacco del tapete Spain, design, ancora centro, siamo un pochettino superiore ai 2 minuti, 2:04 per esattezza, sempre in parità. Vediamo contro veramente tirato, vediamo ancora l'interruzione che fa sistemare una gomitiera, l'atleta del Cinque Camera si riprende questa finale. E adesso ancora c'è un'altra passione, ancora una apertura sulle gambe, per il fuori sempre,
perché lui Ben cerca di entrare sotto gare, riesce a intuire, si sposta dietro a Despelli, però compie l'azione, l'atleta del Chiamazzurro, riprendiamo al centro, siamo sotto 1.39 all'esattezza, alla fine di questa finale sempre parità. E adesso Alberto Grighi pone la presa, cerca di schiacciare l'avversario, apertura sulla gamba destra dell'atleta del Chiamazzurro, ancora pone questo bordo, ancora cerca di replicare questo Sassari, c'è consistenza, chiaramente ancora un'entrata, un'intervenzione dell'arbitro centrale. Ormai 1.14 al termine di questa finale, si riprende questa finale 1.10. Ancora vediamo che adesso stavolta è Despelli che va a salire, ma Alberto recupera presa andando sopra, la terza in camerata, cerca l'apertura, respinge,